lei avrebbe guadagnato di meno. Guadagna di più, deve dare di più. È quello che le interessano, i soldi. C'è stata un'emergenza. La figlia di puttana. Dove sei? L'aquilone volerà alto, alto nel cielo. Dai, è tardi. A letto, Luca. Uffa, mamma, Sara mi sta raccontando come si costruiscono gli aquiloni. Finirà domani, non ti preoccupare. Fila a letto. Ma quando mi aiuta a costruire l'aquilone zio Mario? Prima o poi dovrai trovare il tempo. C'è ragione. Che ci sta sempre tanto le cose da fare. E Sara, che dice? Ieri sera mi ha chiesto un'altra volta una stanza tutta sua. Mi aiuta o no a costruire un'altra stanza per Sara? Così potrebbe studiare in tranquillità, senza Luca e tutte le sue domande. Perché proprio noi? Perché ai nostri bambini? Non c'è dramma più grande nella vita che la morte di un figlio. Tutto bene? Qualunque cosa sono a disposizione. Grazie mille, lei è davvero gentile. È proprio come il suo locale, sincero e garbato insieme. Sì, è carino. Certo, la sera è anche meglio, magari con le luci giuste. Non è un Ma che sta a fare? Conquistatore arrugginito, mi fa la pena. Ma io lasciavo, sì, va bene. Dopo più di un anno da quando ci siamo separati, continui ancora a spiarmi e a intrometterti nella mia vita. Non pensi di avere già rovinato abbastanza la mia esistenza? Prova a trattenermi adesso. Dove vai? Vieni qui. Non ho finito con te.